Salve a tutti ragazzi! Oggi vi mostrerò il garage di Drive Club, come si presenta quando voi non avete manco una macchina. Che poi in realtà non è così. Allora, innanzitutto avete solo quest'auto inizialmente, che è una delle auto compatte, appartiene alla serie delle auto compatte, ed è la Mini John Cooper Works GP. Potete vedere che ci sono diverse macchine, 5, vabbè, saranno una cinquantina di varie categorie, performance, super, poi stanno quelle iper pure, ecco, iper, fino ad arrivare a livello pilota 40. Le macchine che vedete non si sbloccano nell'ordine che vedete qui, perché ci sono alcune che hanno dei livelli bassi anche in avanti, per permettervi di giocare con vari tipi di macchine durante le gare, così scalate di classe e potete personalizzare la vostra macchina. Allora, come funziona la personalizzazione? C'è una personalizzazione per il club, se appartenete a un club, però io non posso ancora appartenere perché non si sa com'è, non si connetta al server, boh, anche se sta la connessione e tutto. Questa invece è già personalizzata, uno dei layout, perché ogni macchina ha un numero di layout grafici, come potete vedere, cambiano proprio, cambia appunto il layout grafico di ogni macchina. Questa ne ha 4, poi non so se le altre ne hanno di più. E ogni layout potete salvarlo, cambiargli colore e personalizzarlo, come ho fatto qui, che ho cambiato il colore alla macchina. Ora proviamo a cambiare questo secondo, anzi questo qua, il layout 3. Se io voglio cambiare ad esempio il layout 3, allora ho a disposizione il cambio del design, i colori. Come cambio del design? Che senso? Ah, si può cambiare pure, vabbè, i pezzi, mo vediamo. I colori, il numero di gara, che non significa cambiare solo il numero, nel senso mettere 12, 14, 25, quel che volete. No, si può cambiare proprio anche il carattere, il font del numero, lo stemma del club se state in un club, gli elogi, che sono una cosa particolare, per quando vincete le gare potete appiccicare gli elogi sulla macchina, e l'ora del giorno, che vi permette di vedere il colore, come si vedono i colori sulla macchina quando gioca di giorno, di notte, in base alle varie ore della giornata. Per quanto riguarda il design, voi andate su uno dei pezzi che costituiscono il design e potete, guardate, mettere il drago, vedete, questi le fiamme, potete mettere di tutto, cioè i design ce ne sono moltissimi, sa pure quello di Spider-Man, vedete, ne stanno moltissimi di design. Mo sto vedendo pure io, perché prima non avevo notato questa cosa del design. Vedete che bello, ce ne stanno, sono un bel po', dai, sono una ventina, sarà una ventina. Si sbloccano anche queste con i livelli. Per ora c'ho solamente questi due, o mi metto questa o metto quella davanti, queste specie di rettangolini. Se metto quella davanti, quindi il design, che però per tutta l'auto, cioè quando andate là per design cambia, diciamo, il design di tutta l'auto. Per quanto riguarda i colori, avete in base al design una serie di slot da cambiare per colore. E lo slot di base, per esempio, guardate, il tipo di colore è metallico, cioè io posso scegliere, guardate, qualsiasi colore, metto il blu, il verde. Ecco, per esempio il verde, così, e lo posso sceglierlo di diversi tipi. Il tipo di verniciatura, cambio con quadrato, e c'è opallico metallizzato, potete vedere com'è, e lucente, com'è lucente, e opaco, ecco com'è. Quindi cambia e poi di nuovo metallico. Se per esempio voglio mettere lucente questo e poi cambiare, sì, quindi mettere, che ne so, il verde, posso poi andare su un altro layout e utilizzare un altro tipo, che ne so, qua l'avevo messo lucente, questo posso mettere metallico, il rosso, cioè poi potete cambiare come volete. Ecco, vedete, rosso metallico, opaco metallizzato, lucente, che non mi piace tanto, opaco, ecco, mettiamo, che ne so, metallico, ecco, così, e mettiamo di colore, non lo so, vediamo.
Mettiamo di questo colore, questo azzurro qua. Questo azzurro mettiamo così, ecco. E poi cambiamo anche gli altri layout. Vedete sopra il cruscotto là c'è un po' di, ecco, mettiamo, che ne so, qualche roba, i fulmini li facciamo di giallo. E poi mettiamo anche questo, dai, giallo, visto perché cosa sono quelli contorni? Ah, vabbè, i contorni, vedete, li potete pure i contorni potete cambiare. Cioè, si può cambiare tutto. Potete mettere il nero, né, facciamo l'arancione, giusto? Facciamo una cosa del genere, né? Quindi, ogni vettura potete cambiargli i colori, il numero di gara, proprio il font, vedete quanti font stanno, ne stanno parecchi, ne stanno 20. Il numero lo potete cambiare come cavolo volete. Questo non mi piace, sto font fa schifo. Mettiamo questo. Mettiamo il numero, che ne so, 50. E poi gli elogi che non c'ho perché mo, cioè, mo ho iniziato a giocare. Quindi, se no, si potevano mettere, guardate, quei piccoli stemmi che sono, vabbè, giusto per abbellimento. E poi l'ora del giorno, vedete la macchina com'è il colore in base all'ora del giorno. Cioè, mo sono le 12. Metto le 8, vedete alle 8, aspettate che mo tra poco scende il buio, vedete come sono i colori al buio, ecco, aspettate, 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 ecco, potete vedere com'è la macchina al buio. E quindi questa è la personalizzazione, poi salvate la vostra bella macchinone e quindi vi rimangono i layout della macchina, questa è solo una delle macchine e potete far ben salvarvi 4 layout diversi. Potete proprio cambiare come vi ho fatto vedere, perché queste sono slot, cioè sono pari, uguale uguale una all'altra, cioè quello che potete fare qua potete farlo anche qua, solo che qua vi dà predefinito un altro layout, però potete cambiare. Un'altra particolarità che vi voglio ricordare per quanto riguarda il design è che quando cliccate su appunto design avete la possibilità, cioè sono classificati per categorie i vari design, ribelle, grafica, strada, retro, bonus, addirittura mettere nessun design, proprio così la macchina diciamo di merda, la vedete, e io vi ho fatto vedere diciamo quelli ribelle prima, questi vari che poi si sbloccano, ma potete anche mettere design grafici come questi, guardate dove stanno vari dipinti particolari, molto particolari alcuni, addirittura se ne va, ecco, dove non stanno nessuno, quelli con strada, guardate così, con le macchie, tutti particolari, anche questi, e potete mettere anche stile retro, con questi così che sembrano, ecco, vedete. Bello, così però non si può mettere. E poi c'è anche il bonus per la macchina, ecco questa qui con la stella. E quindi potete anche fare questo per quanto riguarda i design. E quindi ragazzi, spero che vi sia piaciuta la personalizzazione. Io ovviamente farò macchine molto più serie perché questa è la prima macchina di merda che vi dà. E finisce con questo video.